till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Ciao a tutti ragazzi, io sono CarsicTitan97 ed oggi siamo in un nuovo video di un nuovo gioco dove vorrei portare una serie perché sembra carino e quindi ho deciso, diciamo, di portare una serie perché non è male come gioco. Allora, in pratica questo gioco... ho visto una cosa orribile, cioè questo sto formichiere mi ha tirato un pezzo di sterco. Madonna, adesso lo prendo e te lo ritiro. Allora, all'inizio può sembrare copiato da Slime Rancher, però giocandoci un po' capirete che non è copiato da Slime Rancher perché ha, diciamo, uno scopo diverso. Comunque, in pratica, te su questo gioco devi riciclare la sporcizia che c'è sull'isola. Cosa vuole? Madonna, cioè te lavo. Cioè. No, perché stai scappando? Dove vai? Vabbè, raga. E direi che come gioco è molto carino perché insomma. Oh, possiamo questi, raga, scusate, io ho difficoltà a parlare mentre gioco, quindi capite, mi si ripetono più volte le stesse cose. È perché ho difficoltà a parlare mentre gioco. No, mi sono rubato il gettone. Ma ha detto ogni 10 gettoni te rubi uno. Vabbè. In pratica dobbiamo salvare quest'isola dalla sporcizia. Che c'è? Vedete, tipo lavare gli alberi. E soprattutto distruggere con questa macchina, distruggi sporcizia. Un granchio. Le cose. Allora, qua sta cosa di popò e la ritiriamo, la restituiamo al mittente. Tiè, scappa. No, non lo so, è roba tua. Vabbè. Comunque, se mi sentite meglio, ho preso le nuove cuffie, cioè ho ripreso le vecchie cuffie, quelle là da gaming, quindi adesso finalmente di nuovo ho il microfono buono. No, cos'è? Casca roba. Ah, oddio, germoglio di bambù. Cosa ci devo fare? Yay! Glielo tiro addosso, yay! Allora, ho deciso di portarlo perché è molto carino come gioco. E niente, noi siamo qua che dobbiamo, come vedete, ci sono questi alberi che noi li salviamo dalla sporcizia lavandoli con l'acqua. L'acqua si può prendere dal fiume. E quest'acqua, come vedete, è sporca, quindi noi tiriamo questo fiume, diciamo, sporco. Adesso non è più sporco e possiamo aspirarla per poi selezionarla tra gli slot dell'inventario e spararla appunto alle cose, come vedete qua, sporche, perché qui ci sono cose sporche. Ecco qua, l'abbiamo pulite. Oh, abbiamo panda rosso apparso. Questi animali, se vedete, c'hanno il buchetto del salvadenaio sopra. O salvadenaro. Perché come vedete poi, una volta che mangiano, vi stavo spiegando appunto, noi salviamo l'ambiente. E vabbè, però fai schifo. Ma guarda dove... cioè, guarda dove arrivano! Guarda dove arrivano i tocchi, proprio! Guarda, le palle, proprio, i tocchi. Comunque, noi salviamo l'ambiente. E appunto, salvando l'ambiente, poi arriva la fauna che ci lascia i regalini, ci lascia, però... comunque, insomma, cioè, no, sì, fauna, ci lascia regalini, ma ci dà anche monete. E appunto noi dobbiamo salvare questi alberi che danno frutti. E appunto i frutti li mangiano i granchi. E aspettate, ben fatto, hai ottenuto il tuo primo interesse sui risparmi. Le banche pagano gli interessi come ricompensa per tenere il tuo denaro da loro. Ecco qua. Diamogli altro danaro. Una bottiglia.
E loro appunto, questi animali ci ripagheranno. Cosa posso tirare? Il soldo dentro. Ma se tiro il soldo dentro mi ridà 10 bottiglie di plastica. No, tienetelo. Ridammi il mio soldo. Che ho butto in banca. E niente, l'obiettivo è completare le varie isole che ci sono. E per completare... guardate che c'è! Per completare le zone abbiamo bisogno appunto dei soldi per andare a sbloccare le zone. E finendo queste piccole zone completiamo, diciamo, le zone grandi, che sono come dei passaggi per le isole. Poi queste isole, appunto, noi, fermi, vedete, ci danno monete, noi le raccogliamo qua. E stavo dicendo, queste isole poi le completiamo. E poi ovviamente io credo di aver finito il tutorial, però ovviamente non so bene ancora come finisce, perché ho visto che non puoi fare più salvataggi e quindi non si può ricominciare, e volevo fare subito il video. Comunque credo di aver finito il tutorial. Ma niente, buttiamo qua sto bambù, che credo sto mangiando i panda rossi. E niente, per questo noi dobbiamo appunto salvare l'ambiente. Allora, come idea è carina. Infatti mi piace molto questo gioco, perché sì, è una specie di slime rancher. Infatti è un po' balorda sta cosa, però è carino il modo in cui devi completare il gioco. Quindi io direi subito di, come vedete in alto a sinistra, obiettivi: pulisci la zona, salva il bancuccioli, che i bancuccioli sono questi qua che ci danno i soldi. E una volta ripulita, come vedete io ho già soldi per comprare la prossima area, però vorrei la prossima zona, perché poi ci sono le aree, la prossima zona, per poi appunto rifare le aree. Allora, vieni qua che ti giro il gettone delle tasse. Non lo vuoi? Va bene, io glielo ritiro a questo. Che? Ce n'ho ancora 14 da prendere. Si vede in alto. Ok, io direi subito di andare a cercare i punti che dobbiamo pulire. Eccoli. Vedete, dobbiamo prima rimuovere la sporcizia, come la plastica, e poi rimuovere lo slime, proprio i residui di slime brutti qua, per ripulire, vedete, le piante. Questo qui adesso mi si è appiccicato. Cosa vuoi ti faccio? Non lo so. E dobbiamo ancora pulire tutta la zona e salvare i cuccioli. Allora, questo qui prendiamogli le monete. Ecco, vedete, l'ho salvato. Perché quando li salvi da grigi diventano colorati. Ovviamente continueranno a produrre monete. Cioè, ti lavo pure a te, vuoi che ti lavo? E scappano. Non lo so, fa tutti i cuoricini intorno, carino. Dico, vabbè, dai, ti do una lavata. No, niente. Piante rampicanti. Portano là sopra. Credo che più avanti ci faranno scoprire cose. Vabbè, e passi e fanno le cose. Oddio, cos'è? Questo qui sta giocando col suo tocco di sterco. Ma sei scemo? Tiè, ti piace? Tiè, prenditelo. Tiè, popò. Tiè, mo da tiro addosso. Tiè, te la ributto nel culo. Allora, ci manca il 5% da pulire. E devo trovarlo, sto 5% che rimane. Eccolo, mi sa. Sì, è sto albero. Ok, 2 su 2, 3 su 3. Però devo salvare sto granchio, sei scemo.
corri a mangiarti le vongole. Le vongole, però, le vongole. Le vongole, tutto buono. Pure te, mo, ti hai preso sta mania dei cuoricini. Che è San Valentino? Anche perché siamo un po' in ritardo. Che? Cosa vuoi? Non starmi vicino. Ma vabbè. Io devo un attimo sto granchio. Se si muove così vado nella prossima area. Ma vabbè. Come vedete gli obiettivi in verde sono quelli che dobbiamo fare. Però adesso io voglio provare direttamente ad andare nella prossima zona. Però mi sa che non possiamo perché dobbiamo aspettare. Ah, qui sta nuova zona. Ok, l'abbiamo comprata. Sì, aspetta che prima devo vendere la plastica qua, eh. Dammi il gettone. Ti è beccato il gettone. Ma questo qua se vuole sbrigare a diventare colorato. Dov'è? Quello là bianco e nero. Eccolo. Sto producendo 4 su 10 sta. Ovviamente i primi animali che scopriamo sono quelli che producono di meno. Poi passiamo ai formicai che mangiano e producono di più, ai panda che producono ancora di più e così via fino a produrre un botto di monete. Allora salviamo questa nuova zona. Ecco, là sopra c'è, sopra la statua del rinoceronte, una chiave d'oro. E appunto prima, lo sapevi che qui ci c'è un gran bancucciolo di rinoceronte? Forse se ripulisce questa zona potrebbe ritornare, no? No. Allora, ecco, vedi, un altro uovo. Un altro dei nostri obiettivi è trovare tutte queste uova. Sono 20, come vedete. 2 su 20. E appunto, nella prima zona mi richiedeva una chiave per sbloccare, appunto, il continuo. Perché ci sono dei lucchetti e tu devi prendere queste chiavi d'oro. Dei lucchetti d'oro. E tu con le loro chiavi d'oro, da quello che ho capito, sblocchi appunto le nuove aree. Però devi ricercare in svariate zone prima di trovare questi lucchetti. Allora, intendiamoci, che aree sono quelle là, quelle là grandi, e le zone sono queste qua a monete. Le chiamo così per distinguerle, se no dopo è un casino. Allora ripuliamo questo distributore qua, che se mangia le lattine, cioè le lattine, le bottiglie di plastica. Dammi il gettone. Perfetto. È carino, dai. Devo ammetterlo. Quasi preferisco questo slime rancher. Non ho ripulito tutto, manca sta macchia. Ecco, pure questa è cresciuta. Sono queste cazze di terra qua. Ah, cespuglio di rino cerbacca. Oh, guarda, un campo da coltivare. I campi possono essere usati per far crescere piante che attireranno nuovi bancuccioli. Devi piantare il giusto seme nel campo da coltivare. Il negozio Pigby è un posto fantastico per comprare la maggior parte dei semi. Usa l'app negozio sul tuo orologio per acquistare i semi online. Che senso? Oddio! Senti. Il mio negozio è dove puoi trovare i migliori prodotti per migliorare le tue isole. Albero di arachidi. Ofio glosso aguzzo. Piazza di fago cerbaccia. Cespuglio di palle d'erba. Albero del frutto stellare. Cespuglio di rino cerbacca. Questa ci serve. Aggiungi. Check out.
riconoscimento facciale. Guarda in cielo, la consegna del negozio Bigby sta arrivando. Ho la visuale agganciata. Devo fare ad aspirarla, sì. Pianta semi. Sparandogli nel campo, proprio spari. Qua, cioè. Falli crescere, usare il tuo distrutto di spazzatura per annaffiare i semi. Vabbè, con l'acqua. Ma non me ne frega niente vedere crescere i miei semi. Devo andare a ricaricare l'acqua. E ribulli a sporcizia qua. Allora. Vedete? Devo ricaricare l'acqua. Cerchiamo di non sprecarla troppa. Che voglio ripulire giusto sti ultimi pezzettini. Fa crescere un altro cespuglio di rino cerbacca in un altro campo da coltivare. Ricorda, puoi acquistare i semi nel negozio di Pigby. Ok. Adesso direi di completare tutti gli obiettivi che mi rimangono, cioè fa crescere le piante e salva i bancuccioli. Cioè dobbiamo salvare un bancucciolo. Guarda che un po' che crea, crea sta roba tipo rino cerbacca. Aspettate che dobbiamo andare un attimo, ecco vedete qua al mare, a raccogliere l'acqua. Roccia del rinoceronte. Ecco. Tiè, piantonino cerbacca. No. Vabbè, dobbiamo andare a comprare per forza i semi. Però prima io voglio vendere un attimo. Zitto un attimo, ho capito. Sto pappagallaccio, mamma mia, oh. Andare un attimo a vendere quelle bottiglie. Ma pieno. Dobbiamo usare il gettone delle tasse. Allora, vedete, salvataggio automatico in corso. C'è anche il salvataggio automatico. Allora, negozio. Allora, ho visto una roba orribile, cioè contiene acquisti in app. Cosa vuol dire? Aggiungi. Checkout. Riconoscimento facciale, che come vedete abbiamo la faccia da smile. Te, ti sparo l'acqua. Non funziona, aspiriamo, dai. Te l'ho piantato. Adesso diamogli l'acqua. Bene. Adesso dobbiamo buttare queste monete dentro la banca. È a posto. Questo qui ancora non ha fatto. Cosa sta caricando? Oddio, rinoceronte apparso. Nuova voce di Scalapendia lì, che è un nuovo letto. Wow, è tornato il rinoceronte. Non è magnifico? Sì. Se facevi, insomma, non lo so, un po' più colorato, cioè non lo so, cioè sì, il rinoceronte è grigio, però quelle righette di nero ci stanno male. Alfa che vivono su quest'isola. Puoi cavalcare il bancuccio di Alfa come il rinoceronte, ma prima devi farci amicizia. Non è un problema. Per dare a mangiare al rinoceronte il suo cibo preferito, le rinocerbacche. Ah sì? E se non gli vanno bene? Se non gli vanno bene diventa amico con la forza. Mi diventa amico con la forza perché mi strappo il corno e diventi mio amico. Strappo a corno, diventa amico. Dove sta sta rinocerbacca, mo? Oh, eccole, l'ha droppate. Sì, ho capito, me l'hai già detto. Dai le rinocerbacche al rinoceronte. Dai, diamogliele. Che? Troppo rinoceronte. Ha paura di te, allontanati da lui.
E se mi avvicinassi di più? Oh no, hai lasciato abbastanza distanza tra te e rinoceronte. Così è scappato via. Cioè, io scusa, no? Che ce la fa il corno? Cioè, non è che ti impala. Ma senti che... Oddio! Guarda che twerka! Ma poi senti che rumore che fai? Cos'è un film horror? Te, senti, senti! Senti, guarda che twerka! Cioè, te lo tiro nel culo. Guarda, twerka, oddio! Bella madonna, quando gli do sta a 10 parmi dal culo. Te, magna! Vuole altro cibo. Avvicinati e tira con attenzione altre bacche nella sua bocca aperta. E se io mi ritirassi da qualche altra parte? Madonna, c'ha un hitbox incredibile. Girati che te le tiro nel culo. Oddio, è diventato un farlocco. Oddio. Te, dammi queste monete, te. Quante. Oddio, fanno proprio verde. Wow, wow, oddio, verde e marrone. Hai un nuovo amico. Grazie. Ero da solo in quest'isola, a parte che te che... Madonna, dà fastidio, so... Avvicinati al tuo nuovo amico e premi quadrato per montargli sopra. Te! Fa attenzione alle code del rinoceronte per dare la carica mentre va in giro. Cos'è? Ma quando ci cammini, tipo, ogni passo fa... Te, senti, senti. Te, carica, oddio. Pista! Sgarra! Aspetta. Nonna. Mori! Niente. Ora si va. Non ci è, mori! Sì, ti è. Ci senti che fa canzone? Fa musiche. Mentre ci parli, mentre ci cammini, non mentre ci parli. Oddio, è uscito uno slime. Un rifiuti insetto. Mi chiedevo quando quando quei piccoli insetti sarebbero ricomparsi. Di felicità può avvisarti quando stanno per arrivare dei rifiuti insetti. Oddio, cos'è? Sneaky Ninja. Ok. Sta per esplodere. Esplodi male. Ah. Quando esplodono portano... Guarda, la faccina del distributore è felice. Essere sporco. Ah. Madonna, lo impalo col coso. Col rinoceronte. Va bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Fatemi sapere se vorreste che io facessi una serie. Io opto sul sì. Poi ditemi voi. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale per attivare la campanellina e non perdervi le novità. E scusate se questo video è durato un po' troppo, però questo gioco è stato una novità anche per me e lo volevo vedere insieme a voi, ecco. Adesso che sappiamo più o meno il funzionamento, io direi che possiamo anche giocarci un po'. Quindi io direi di farci una serie. Poi, se non la volete, ditemelo. Io direi di sì, che come gioco per farci una serie è carino. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.